La vitamina K, detta anche naftochinone, fa parte delle vitamine liposolubili, che vengono accumulate nel fegato, quindi viene rilasciata quando diventa necessario il suo utilizzo. La vitamina K ha un ruolo fondamentale nel processo di coagulazione del sangue, ma anche nel mantenere la funzionalità delle proteine che garantiscono la salute delle ossa. La vitamina K, a seguito delle sue funzioni e origini, viene suddivisa in tre sottotipi. Vitamina K1, di origine vegetale, la più presente nel regime alimentare e che interviene nella coagulazione del sangue. Vitamina K2 è di origine batterica, favorisce l'assorbimento della microflora intestinale ed è fondamentale per il benessere delle ossa. Vitamina K3 è di origine sintetica perché inserita nei farmaci per regolare i processi di coagulazione del sangue. La vitamina K si trova principalmente negli alimenti di origine vegetale, come pomodori, spinaci, cavoli, cime di rapa. Il fabbisogno giornaliero di vitamina K, o naftochinone, negli adulti è di circa 140 microgrammi al giorno, quantità normalmente soddisfatta da una dieta equilibrata. La carenza di vitamina K può provocare emorragie dal momento che una delle sue principali funzioni consistono nell'anticoagulazione del sangue, oppure fratture ossee, osteoporosi e forme di artrosi. La carenza o eccesso di vitamina K è piuttosto rara con una dieta equilibrata. Tuttavia è necessario che un medico valuti la reale necessità di un'integrazione e l'eventuale formulazione di vitamina K, oltre a quella assunta con una dieta sana. Stai cercando un dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Sei un dottore? Partecipa, iscriviti! Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.